guarda qua questa passerella, questa è la prossima cadere. Guarda qua. Guarda. Poggi mano, si muove. Guarda qua. Guarda qua. È rotto. È rotto. Sotto è buono. C'è un'infiltrazione, ci sono rotture, ferri che ormai si sono ruggiti e sono vecchi. I danni ci sono. La vedi questa rete? L'abbiamo messa per i calcinaggi, per non far cadere i calcinaggi a terra, perché i bambini passano e giocano qui sopra. E l'avete messa voi? Sì, abbiamo messo noi, tutti noi. Questa qui è un'altra passerella, diciamo, che così non può stare, perché ci sono i bambini. Noi abbiamo i bambini, io e i bambini piccoli. Questi sono fili della corrente? Sono tutti fili della corrente, tutti fili, diciamo, che portano la corrente a noi nelle case. E quando piove? Sarebbero i contatori, che quando piove si allaga dappertutto. Cioè, qui dentro ci sono i contatori della luce? Sì, ci sono i contatori della luce, di là. E qua quando piove esce acqua dappertutto. Sui fili elettrici? Non possiamo passare qua sotto, perché rischiamo di rimanerci, perché ci sono... Ma poi, cioè, guardate la spazzatura che c'è. Di là e qua si può vivere così. Le scale delle case cadono a pezzi, i ballatoi, come puoi vedere, basta un pugno e se ne cadono. È molto pericoloso, che ci sono molti bambini, poi ci sono cose che si cavano di ferro che si sposta da vicino, un creatura si sposta da vicino a fianco a papà. Quando è successo il crollo abbiamo tutti paura qua nella vela. Nella vela rossa. Nella vela rossa, ma io penso pure nella vela gialla c'hanno paura. Cerco di evitare le passerelle, anche per i miei figli. Guardate su, queste sono, diciamo, tutte le passerelle, guardate come sono. Ci vuole un attimo, come è successo di là, un attimo. Cioè, se qua succede una cosa come è successa alla Villa Celeste, non c'è da sorprendersi. No, non c'è da sorprendersi. Io credo che ce lo dobbiamo aspettare. Oramai sono pericolanti, cioè non ti puoi svegliare una mattina e può succedere la stessa cosa anche a te. E in effetti la Villa Rossa, secondo il progetto, sarà abbattuta, però nel frattempo ci vivono centinaia di persone, migliaia di bambini. La mia paura non è rimanere in casa, ma la mia paura è uscire dalla casa. Sono tutti questi ballatoi, questi corridoi. Quello è tutto fatescente, guarda. Vedi, loro come noi giù, hanno messo loro le reti sotto, per non far cadere le pietre addosso. Guarda lo spazio che c'è, tu se continui a camminare, vedi che è tutto marcio. Cioè abbiamo dei bambini piccoli, e mica solo io, ce ne sono tante di mamme con la paura di far uscire il proprio figlio anche fuori la porta, perché ad oggi dobbiamo metterci paura anche di mettere il piede fuori la porta per quello che è successo di là. È tutta fatiscente, e queste sono tutte cose che lo Stato lo sa, la circoscrizione, il comune di Scambia, il comune di Napoli, la regione, De Luca. Tutte queste cose lo sanno, se lo ricordano quando succedono queste stragi, perché questa è una strage, questo è successo, è una strage che poteva essere prevenuta. Queste persone sono le ennesime vittime dello Stato. C'è degrado, però purtroppo ci dobbiamo mettere anche nei panni che noi per stare qua significa che non è che vogliamo stare qua perché vogliamo vivere nel degrado, ma purtroppo siamo qua perché ne abbiamo bisogno e non ci sono alternative. Quante persone vivono oggi qua? Più o meno 800, dai, sono... 800 persone vivono nella Villa Rossa. Sì, perché hanno... Sono venute altre persone nel frattempo. Sono occupate le case. E controlli non ne fanno. Ma quale controllo? Il caso non si paga niente. Chi ha un problema? Non si paga niente. Ci sono molti occupanti. Però queste case voi qua non ci potreste stare, no? Perché ci sono molti... Lo Stato ci ha permesso di rimanere qua. Abbiamo residenze qua. Noi abbiamo residenze, noi siamo in una graduatoria. Io sono uno dei primi della graduatoria. E tu da quanto tempo stai aspettando? Sto aspettando l'alloggio da 19 anni. Noi siamo nati qua, abitiamo qua, abbiamo i bambini qua. Perché sono 17 anni che sono da sta villa. Però noi comunque ci hanno insegnato pure una persona che stava pavando. Cioè, quindi noi siamo riconosciuti lo comune. Cioè pagate l'affitto per stare, sì, nella Villa Rossa. Io pago 36 euro. Quindi qua ci andavano a verificare e ci andavano a assicurare. Tu ti sei girato intorno, hai visto? Non è un luogo dove... cresce il bambino. Non crederti che noi siamo felici, certo, di restare in queste case. Anche noi vorremmo una sistemazione, vorremmo avere un parco per far giocare i nostri figli, per farli crescere nella loro infanzia. Perché noi alla fine, sì, è vero che abitiamo qua, ma perché? Perché molte persone che stanno qua non hanno un lavoro, non hanno un sussidio, non possono permettersi una casa di
600-700 euro al mese e spostarsi. Abbiamo paura, abbiamo tensione, anzi, se le istituzioni si muovono non è che fanno un grave errore, anzi, se si muovono prima che succeda qualche altra tragedia... Nelle altre vele, dici? È ovvio, nelle altre vele, ma questo è dappertutto, una messa in sicurezza. Ma non so se deve essere abbattuta o non deve essere abbattuta. So che ci sta un prospetto che in 2 anni dovrebbero essere abbattute. Noi in questi anni che siamo qui e dobbiamo attendere i 2 anni per poter avere un alloggio nuovo, dovrebbero prevenire nella vela gialla, dovrebbero prevenire nella vela rossa. Cioè prima di abbatterle, intanto che ci vivono delle persone. Fin quando ci sono le persone all'interno, dovrebbero mettere in sicurezza le persone che ci sono all'interno, dovrebbero sistemare i ballatoi, dovrebbero sistemare le passerelle, le scale degli appartamenti, dovrebbero fare in modo che le persone possano vivere civilmente e non devono rischiare la vita soltanto per uscire o per attraversare un ballatoio di servizio. Non vengono qui perché pensano tanto la vela rossa la dobbiamo buttare giù, che ce ne frega, ok? Ma prima di buttarla giù ci pensano che qui dentro ce ne sono tante di famiglie, tanti bambini piccoli, questo non lo pensano, nessuno se ne frega di questa cosa.